Io ringrazio le istituzioni, ringrazio il sindaco per aver avuto il pensiero nei riguardi di uno sport come la pallanuoto che da sempre dà grande visibilità con Canottiera, in Antes Napoli, Posillipo e oggi Acqua Chiara. Quindi è un motivo di grande soddisfazione perché la pallanuoto napoletana ritorna forte a livello internazionale con grande visibilità, con una finale Posillipo Acqua Chiara che ha dato grande lustro alla nostra città sotto aspetto sportivo, sotto aspetto della correttezza e del fair play. Quindi è un motivo di grande soddisfazione per tutti e quindi è un motivo secondo me di partenza per ritornare a mantenere certe tradizioni e certi livelli. Tutto è andato bene, spero che si continuerà con la stessa tranquillità perché ci dobbiamo affrontare sicuro altre due volte con l'Acqua Chiara, infatti è domani che ci incontriamo per la prima dei playoff e poi anche sabato e poi domenica se ci dovrà essere la Bella. Spero tutto, ringrazio l'amministrazione che comunque ha dato un forte impulso e un aiuto veramente notevole sia per approntare la piscina sia per far entrare, per avere l'agibilità per un pubblico maggiore. Il messaggio è unanime. È chiaro. Al di là del risultato sportivo, il dato principale che emerge da questa finale di Eurocup di pallanuoto 2015 è il ritorno della città di Napoli ai massimi livelli internazionali, con due squadre finaliste appunto in una Coppa Europea, la giovane Acqua Chiara e l'esperto Circolo Nautico Posillipo. Ed è per questo motivo che entrambe le squadre oggi sono state premiate a Palazzo San Giacomo dall'amministrazione comunale e dalla federazione. Nulla accade per caso, questa finale non è altro che la concretizzazione di questi valori. Il Circolo Nautico Posillipo, l'Acqua Chiara come forza giovane incarnano questi valori e questa ricchezza. Oggi abbiamo la possibilità di festeggiare quello che abbiamo da anni. Ci auguriamo che tutto questo possa continuare, sicuramente l'attenzione delle istituzioni, l'attenzione oggi del Comune, mi auguro poi della Regione e della Provincia e sicuramente anche di altri enti privati o di altri enti sportivi, sono un segnale forte perché è necessario, quando abbiamo eccellenza, conservarla. I ragazzi straordinari, due partite bellissime, due finali in bilico fino all'ultimo, Napoli protagonista in Europa nello sport, e credo che è stato uno stimolo per tutti noi ad essere presenti e per il futuro a dare sempre di più. Noi abbiamo fatto tanto anche in questi giorni con la Scandone, con un'agibilità più forte, sempre di più nello sport. Sono molto felice e orgoglioso di questi ragazzi. Proprio anche nei giorni precedenti alla finale c'è stata una delibera di giunta importante che ha inserito un canale di finanziamento rilevante per la riqualificazione e ristrutturazione dell'intera piscina Scandone, oltre che di altri impianti sportivi della nostra città.